Ultima partita del girone, vince la Juventus contro il Malmo e vince clamorosamente il girone, perché il Chelsea impatta 3-3 in quel di San Pietroburgo contro lo Zenit e quindi arriva seconda nel girone, vinto dalla Juventus. Partita che non ha offerto grandi contenuti tecnici, Juventus che ha fatto ampio uso del turnover e in questo senso buona la prova di De Winter che ha giocato con una buona personalità all'esordio assoluto in Champions. Ottima invece a mio parere la partita di Bernardeschi che ha offerto assist decisivi per il gol sempre decisivo di Ken. Cose da migliorare sono sicuramente la capacità realizzativa perché la Juventus ha sbagliato troppi gol, soprattutto nel secondo tempo, e l'atteggiamento, la grinta, l'attenzione e la concentrazione che sono un po' mancate nel secondo tempo, cosa che ha sottolineato anche Massimiliano Allegri nel post-gara. I miei top e i miei flop: top assolutamente Bernardeschi, per me il migliore in campo, che è un giocatore che si sta man mano sempre più riprendendo rispetto al Bernardeschi che conoscevamo negli anni scorsi. E poi voglio premiare appunto il belga De Winter, perché non era facile entrare con la personalità e giocare con la personalità con la quale ha giocato il belga all'esordio assoluto in Champions League. I flop: Morata, che non mi ha convinto, insomma, non è entrato a mio parere con la cattiveria che ci vuole, soprattutto in questa competizione e soprattutto in una squadra come la Juventus. E poi voglio così dare un buffetto a Ken, che è vero che ha segnato il gol decisivo, però avrebbe potuto segnare anche qualche altro gol, quindi manca un po' di quella cattiveria che serve in questo tipo di competizioni. Cosa succede adesso? Adesso vedremo quale sarà la squadra sorteggiata con la Juventus. Intanto, essere arrivati primi è un grande plus. Perché? Perché ha evitato tutte le big. È vero, nella seconda fascia ci sono squadre molto temibili e fortissime come il Paris Saint-Germain e l'Atletico Madrid, però intanto aver evitato il Bayern, il Liverpool, il Real Madrid e tante altre è sicuramente di buon auspicio, speriamo, per il sorteggio di lunedì.